Io pensavo a un contenitore che contenesse delle cose preziose, no? Di primo acchito ho pensato a canguro. Canguro è chi contiene il figlio, cosa c'è di più prezioso di un figlio? Poi ho visto che era troppo inflazionato, è venuto in mente Scrigno e siamo andati avanti con Scrigno. Io avevo una falegnameria che si chiamava Finesporte. Nella produzione di porte c'era sempre il problema quanto andavamo a collocarle per la mano, destra o sinistra, e specialmente negli spazi piccoli servivano queste porte scorribili. Abbiamo fatto un brevetto per il fianco modulare. Questa è stata, diciamo, l'arma vincente, sì. Perché con poco magazzino avevamo tutte le misure. Ciao Daniele. Piacere, Brardi. Daniele è con me da 27 anni. Era nella falegnameria che poi me la sono portato dietro. Mi sono messo in gioco perché credevo nel prodotto e mi sono fatto violenza su me stesso, perché essendo falegname, il falegname tende sempre a farsi tutto da solo, addirittura a raccogliere il chiodo in terra storto e raddrizzarlo. L'arma vincente è stata, facendo la produzione esternamente e promuovendo il prodotto. Erano due cose che l'artigiano era proprio fuori dal mondo. Ho indovinato queste due mosse. Siamo partiti sostanzialmente nel 91 con la prima sede vera della Scrigno, che erano 2000 metri, e ci sembrava grande, ma poi effettivamente dopo appena 3 anni abbiamo già dovuto cambiare sede e ci siamo trasferiti a Sant'Ermete, dove è attualmente la sede amministrativa e logistica dell'azienda, con 12.000 metri coperti. La comunicazione per la nostra azienda è stata una delle leve fondamentali della crescita e del successo che poi ha avuto il prodotto sul mercato. Siamo partiti sostanzialmente con lo sport, con le due ruote, le moto, poi ciclismo professionistico. Nel 97 la nostra azienda è stata sede di tappa per il Giro d'Italia, di un cronometro, ed è stata la prima volta che l'azienda si è aperta effettivamente anche al grande pubblico. È un avvenimento particolare perché normalmente le aziende non sono sede di tappa, e questo è dovuto alla forte passione che mio babbo ha sempre avuto per il ciclismo. Successivamente abbiamo deciso di fare un salto ancora più importante e portare il nostro prodotto in televisione. Cercare nuovi spazi è aprire a un nuovo modo di pensare. La prima campagna televisiva è stata nel 1999 e è stato l'anno della presenza veramente importante di Scrigno in televisione. Da lì poi si sono alternate molte altre attività che ci hanno aiutato a sottolineare e a consolidare il nostro progetto di rivenditore autorizzato, rivenditori presenti in tutto il territorio nazionale, convention itineranti per tutta Italia, fiere a livello nazionale e europeo. Io nella mia vita ho molto lavorato, ma molto veramente. Un dato momento l'azienda poteva camminare con le sue gambe, fra virgolette, e allora ho dato la responsabilità ai figli,
che se la sono presa tutta, hanno fatto anche bene poi. Sono una mosca bianca, diciamo, perché tutti tengono a mantenere il posto e non vorrebbero mai lasciarlo ai figli. Allora, quando il babbo ha deciso di ritirarsi, ha lasciato il testimone a mio fratello Franco, che è stato amministratore dell'azienda fino al 2002. E quelli sono stati anni di consolidamento di tutta la nostra attività commerciale. E dal marzo 2002 Franco ha ulteriormente passato il testimone a me e sono io da allora amministratore unico della società. Gli ultimi 10 anni sono stati anni di consolidamento e di riorganizzazione. Abbiamo infatti consolidato il mercato in Francia e abbiamo reso operativa la nostra azienda con 3.000 metri di stabilimento e oltre 15 persone assunte. Abbiamo proposto nuove linee di prodotto al mercato per rispondere alle esigenze sempre più pressanti, così come il restyling sul nostro controtelaio scrigno, chiamandolo appunto Gold, rendendolo più performante a livello tecnico, ancora oggi un punto di riferimento per i nostri competitor. Sono nate le consociate estere, Scrigno Spagna e Scrigno Saro a Praga, definendo così il gruppo che Scrigno è oggi, capitanato dalla Scrigno Holding, che controlla le varie aziende dislocate in Italia, in Francia, in Spagna e in Repubblica Ceca. Penso che siamo ben proiettati anche per il futuro. Oggi l'azienda Scrigno compie 25 anni. Per questo 25° anno di Scrigno auguro a tutti i nostri collaboratori un mondo di bene.